Ben ritrovati amici. Oggi voglio farvi vedere come faccio un sughetto bianco, veloce, semplice, economico e molto appetitoso e gustoso. Allora, gli ingredienti sono 100 g di pancetta, un bicchiere di latte, una manciata di parmigiano e 2 cucchiaiate di formaggio cremoso. Allora, per prima cosa accendiamo il gas e metto la pancetta a rosolare. Un bicchiere di latte, bello pieno. La faccio rotolare ben bene, così tira fuori tutto il condimento. Viene una bella cremina che ci potete condire le farfalle, le penne, i fusilli e anche gli spaghetti. Io veramente questa cremina che faccio la uso anche per fare tanti ripieni, ma poi questa è un'altra storia e vi farò vedere più in là, tempo permettendo, come faccio i ripieni salati con degli impasti speciali, particolari. Allora, la pancetta l'ho rosolata, vedete, è uscito fuori tutto il grasso. Adesso ci metto il latte, un bicchiere. E metto 2 cucchiaiate di formaggio cremoso. Può essere anche Philadelphia, eh? Uno e due. Mescoliamo, così si scioglie ben bene. È un sughetto bianco. Se volete, al posto della pancetta potete mettere il prosciutto cotto. Io, della verità, preferisco la pancetta, a me piace di più. Poi potete sostituirla come volete voi, anche la mortadella se vi piace. Ecco, vedete, si è sciolto tutto. Adesso non metto sale, anche perché c'è il formaggio, il grana che dà sapore. E il latte e il formaggio morbido che addolciscono. Vedete? Si fa in fretta. Quindi da una parte potete mettere la pentola per cuocere la pasta. Intanto cuocete la pasta, fate questo sughetto. Quindi è un'alternativa alla carbonara, alla pasta con burro e salvia o anche al pomodoro.
Poi nel piatto, quando servite, ci mettete ancora un bel po' di parmigiano ed è pronto. È anche economico, pur volendo. Potrebbe essere un sughetto per la domenica, per fare un piatto di pasta diverso. Eccolo, è pronto. Volevo farvi vedere com'è venuto. Vedete? Ecco fatto. Adesso spengo. Ed è pronto. Vedete? Scusate. Quando mettete la pasta, accendete il fuoco di nuovo e mettete la pasta e la fate saltare a fiamma alta. E poi impiattate. Questo il mio è per 3 persone. Poi, se voi ne volete fare di più, potete sempre raddoppiare la dose. Va bene, vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie, ciao.